Buongiorno, questo minuto in anticipo, non so bene calibrare il tempo, ok, per prepararmi qui è sempre un po'. Eccoci, buongiorno, aspettiamo un attimino a vedere chi arriva oggi e sono sempre, come vedete, sul lago Varano. Lago Varano, su Gargano, qualcuno è arrivato in provincia di Foggia. L'inizio proprio, ciao Katia, è l'inizio proprio della Puglia, pertanto quello che viene considerato un po' lo sperone. Ciao Igor, per tutti gli altri mi presento ancora, sono il mio nome è Karuna, insegnante di yoga e di meditazione, e oggi mi piace proprio pensare allo yoga, al pranayama, vi spiegherò perché. E consulente degli oli essenziali, coach e consulente degli oli essenziali doTERRA nello specifico da oltre 3 anni adesso, perché è stato nel giugno del 2017 che ho iniziato a utilizzarli. Nel frattempo ho fatto le mie esperienze, ho aumentato ovviamente il mio gruppo dei clienti, tra cui Katia che ci segue, che lei stessa è una bravissima consulente. Ciao Katia, anche tu. E anche Katia che è appena arrivata, brave consulenti, proprio perché stanno utilizzando bene questi prodotti e sanno, scusatemi, il bene che fanno. Proprio stamattina c'era una disquisizione su Facebook su una persona che diceva: ma allora dobbiamo eliminare completamente i farmaci, gli ospedali? E poi si va sempre un po' nell'esagerazione. Ovviamente no, però molte delle nostre problematiche, problemi di tutti i giorni, concordate con me che sono proprio nella prevenzione, si possono aiutare ed evitare molti di questi. Un nome è una garanzia, sì, doTERRA è un nome e una garanzia. Io da bambina, lo ripeto sempre, ho avuto diversi problemi di salute, ma proprio tanti, anche molto seri, perciò andare dal medico per me era normale già da bimba, finché mi sono accorta che non era quello che volevo, anche interventi, diversi interventi, sempre perché non sapevano mai bene come considerare la cosa. Smisi pertanto poi pian piano di andarci, nel senso che ci andavo, prendevo la diagnosi e poi cercavo le mie cose, perché è proprio una ricerca personale. Io mi ricordo quando andavo dal medico mi diceva: che cos'hai? Boh, cioè veramente non avevo questa capacità di ascolto. Oggi so esattamente, pertanto con l'aiuto di prodotti, ciao cuginetta, l'ho vista ieri, con l'aiuto di questi prodotti, innanzitutto con la meditazione e con lo yoga, ho imparato ad essere molto più sensibile e molto più introspettiva. Perciò sento, no? Prima ancora che le cose vado da un medico o quant'altro, no, sento, mi ascolto e poi pian piano con l'esperienza, o se non ce l'ho io chiedo ad altri, so un po' come applicare. Ma soprattutto io sono vegana da oltre 12 anni e mi curo pertanto anche con un'alimentazione molto molto sana. Non sono la vegana vegana che mangia di tutto, no, sono una vegana, diciamo, igienista, salutista, anche credo nei digiuni, credo proprio nel mangiare poco, nel bere tanto, e poi ci sono anche i digiuni secchi, ma non parliamo di questo. Però tutto questo per cosa? Per espellere dal nostro corpo le scorie. Infatti oggi parliamo di che cos'è l'apparato cardiovascolare, come tenerlo sano. Quando pensavo a cosa presentare oggi, una bimba mi disse: il cuore. E io pensai al cuore, però poi mi resi conto, come sempre succede studiando un po' questi oli, in particolare doTERRA e la nostra Bibbia, che mi permetto di farvi subito vedere, io ho ancora quella vecchia e non me ne separo. Oggi sono molto più piccole e contengono molti più oli, però io amo proprio usare ancora questa, sono in questo senso tradizionalista. E ci ha spiegato molto bene diversi apparati. Allora ho detto: ok, adesso vado a studiarmi l'apparato cardiovascolare, non mi soffermo solo al cuore, e mi rendo conto che è molto vasto, perciò ne vedremo solo alcuni pezzettini. Innanzitutto, che cos'è? Io non so neanche che cos'è, sinceramente. Ho imparato piano piano a conoscere il nostro corpo con lo yoga, con la meditazione e con gli oli essenziali. Sembra strano, ma è vero. Infatti ho imparato molto l'anatomia grazie allo yoga soprattutto. Allora, che cos'è l'apparato cardiovascolare? Che può essere chiamato anche l'apparato circolatorio. È tutto quello che si occupa di trasportare sangue non solo negli organi, ma proprio nei tessuti, perché noi siamo fatti, questo ormai
lo sappiamo, di tante fibre, di tanti tessuti, di tante cellule che insieme creano i nostri tessuti, e trasporta poi anche, grazie ai vasi sanguigni, questo sangue che contiene ossigeno nei vari tessuti e anche nei nostri, pertanto nei nostri organi, perché gli organi non sono altro che anche dei tessuti. Però poi elimina anche allo stesso tempo tutti gli scarti, tutto quello che non ci serve, anche attraverso i polmoni. Di tutte le mie dirette io faccio anche degli articoli, infatti ogni tanto qualcuno mi dice: ma poi devo guardare sempre la diretta per guardare tutto quello che hai detto? No, assolutamente no, leggetevi l'articolo. Però se, perché l'articolo, stanotte ci pensavo, dicevo perché? Perché c'è chi non legge e così ascolta, c'è chi magari non vede e allora può ascoltare, c'è chi invece preferisce leggere e allora se lo va a guardare. Nello yoga, soprattutto in antichità, già sapevano che quando noi inspiriamo profondamente, parlo di profondi respiri diaframmatici, noi inaliamo tanta vita, tanta, si chiama proprio l'energia vitale, questo si chiama anche da noi così, e con l'espiro espelliamo tutto ciò che non ci serve. Infatti si dice: con l'inspiro io prendo la vita. Pensiamo ai polmoni, tutto quello che si è detto in questi periodi, no? Un buon polmone sano come ci può salvare la vita? Ovviamente il fumo, ovviamente una vita corretta, movimento, yoga, meditazione e quant'altro. Allora io inspiro la vita ed espiro tutto ciò che non mi serve. A questo serve proprio anche lasciare andare, cioè io prendo e lascio andare. Invece noi siamo molto propensi a prendere ma non a lasciare andare, infatti molti hanno paura sempre ancora della morte, soprattutto le nostre latitudini, mentre la morte è semplicemente un lasciare andare quando tutto ormai si è esaurito. L'apparato cardiovascolatorio ci aiuta anche, vascolare, ci aiuta anche con il sistema immunitario, e più, oggi più che mai si sono resi conto di quanto è importante un buon sistema immunitario, e non mi stancherò mai di dirlo, ho scritto tantissimo sul sistema immunitario. Poi ci sono tante altre funzioni, quella della termoregolatrice. Io non guardo la TV, però proprio stamattina, guarda caso, e si sposa bene con lo yoga e con la meditazione, mia mamma aveva la TV accesa come sempre ormai, però c'era un buon documentario che parlava proprio di ibernazione, degli animali, di come si ibernano e di come, secondo alcuni scienziati, sempre così, ritengono che noi non possiamo ibernarci. Invece c'era la testimonianza di un scalatore, Everest se non sbaglio, comunque una montagna alta, era 7000 metri, si perse, non aveva con sé i guanti e non aveva con sé lo zaino, non aveva con sé assolutamente nulla di quello che non portava addosso, gli si sono congelate tutte le estremità, ma si accorse piano piano con l'istinto della sopravvivenza che tenendo in caldo, si tenevano in caldo il tronco e il cervello, il resto del corpo poteva comunque funzionare. Ed è stato, adesso non mi ricordo quanti e quanti giorni o settimane da solo, e poi è riuscito a tornare giù al campo e gli hanno semplicemente amputato. Giovedì Katia farà il sistema immunitario, grazie Katia, perché da un pezzo che dicevo che dovevo rifarlo. Scrivetevi al gruppo della Katia, goccia su goccia, che lei ogni giovedì vi dà delle perle preziose. Questo signore insomma alla fine riuscì piano piano a tenersi in vita, come ormai lo yoga ci insegna da una vita. L'unica cosa che perse sono le unghie, le dita del piede destro, se non sbaglio. Per il resto si salvò, fece figli, si sposò e ha una bella vita. Continua ovviamente a fare ciò che gli piace fare, ma ha capito che la vita non è scontata, ma che noi potenzialmente possiamo fare molto di più di quello che immaginiamo. Pertanto, anche curarci in modo naturale e consapevole ci aiuta ad andare molto oltre quello che ci hanno insegnato. Pertanto, uno degli organi più importanti ovviamente dell'apparato cardiovascolare è il cuore, tenere sano il cuore, e addentreremo anche su questo. Il cuore ha un insieme di vasi sanguigni comunque che ci forniscono l'ossigeno, i nutrienti, eliminano quello che non ci serve e quant'altro. Io ho fatto anche un link del blog sulla pelle, perché la pelle anche ci aiuta a termoregolarci, ok? E poi tanti altri. I vasi sanguigni fanno appunto parte di tutto questo, tra cui i capillari, le arterie, le vene e quant'altro. Le arterie sono questi vasi sanguigni che portano il sangue al cuore e al resto del corpo. Poi c'è sempre l'apparato
cardiovascolare che ha tre funzioni principali: il trasporto di materiale, come abbiamo detto, la protezione dagli agenti patogeni, come anche il sistema immunitario, e la regolazione, che abbiamo detto, dell'omeostasi del corpo. Allora, io ho fatto anche, se non sbaglio, due domeniche fa, un video sul cervello, perché effettivamente l'apparato cardiovascolare, insieme ad alcuni ormoni, ci aiuta proprio a prevenire e a tenere sano anche il cervello. Andate a vedere l'importanza anche di tutto questo. La vasocostrizione, si parla ultimamente, sento parlare molto spesso di vasocostrizione, quando si diminuiscono di centimetri, però di diametro, non di centimetri, di diametro le arterie. Questo può diventare molto, molto pericoloso, lo sappiamo anche cosa succede quando si crea colesterolo, con le placche che si depositano sulle nostre arterie, però anche quando siamo nella fase del sistema simpatico, come gli animali, no? Quando vanno in difesa, che devono cacciare soprattutto ovviamente i predatori, però anche l'erbivoro quando si deve difendere da un predatore. Allora, tutto si costringe, tutto si tende, si espelle tutto ciò che non serve per tenere le funzioni vitali al minimo e vum, correre, in questo caso se c'è da correre o combattere. Però poi dobbiamo ritornare nella posizione distesa. Ecco, questo è un po' quello che gli umani fanno fatica, a questo serve la meditazione. Gli umani restano in quella situazione molto spesso, l'ipertensione, la tachicardia, le palpitazioni, l'aritmia, che andremo adesso a vedere. Allora, le pratiche dello yoga, della meditazione, del buon vivere, ma anche della consapevolezza perenne, ci aiutano proprio a far defluire di nuovo, a ridare di nuovo al nostro organismo la sua naturalità. E questo è quello che facciamo sempre, perché noi pensiamo quanta gente soffre di ansia, e ho fatto anche su quello degli argomenti, quanta gente soffre di stress, di burnout, perché ci mettiamo in quella situazione continuamente. A questo serve un po' praticare il rilassamento. Gli oli che ci possono aiutare principalmente, perché sono tantissime, se dovessimo stare qui a parlare solo dell'apparato cardiovascolare saremmo qui un paio d'ore. Allora, molto velocemente, il Wild Orange. Perché il Wild Orange? È un olio che costa poco, il Wild Orange viene dalla buccia delle arance, perciò attenzione, essendo dalle arance amare, essendo dalla buccia che viene spremuto questo olio essenziale, è fotosensibile, perciò se lo metto sulla pelle evito di espormi al sole per 12 ore. Allora, se devo invece andare al sole, preferisco prenderlo la sera o lo ingerisco, perché Wild Orange tranquillamente può essere ingerito, può essere bevuto, può essere messo nelle capsule. A cosa serve? Innanzitutto è un fortissimo antidepressivo, è un rilassante, un immunostimolante. Messo insieme a Serenity, ciao Sonia, messo insieme a Serenity, ad esempio la sera, la notte, mentre Serenity ci aiuta a riposare meglio, il Wild Orange ci aiuta a stare un po' più profondamente e più a lungo nel sonno. Infatti io a mia mamma gli metto una miscela Serenity più altre cose, e in più gli aggiungo anche sempre del Wild Orange. Oltretutto è un disintossicante, perciò ottimo per le nostre arterie, ottimo per espellere tutto ciò che non ci serve. Stimola l'umore, ci aiuta a connettere con il bimbo interiore, tutte cose che ci aiutano a rilassare, pertanto far funzionare di nuovo normalmente il nostro organismo. Poi abbiamo il cipresso non si ingerisce, è una conifera, non si ingerisce, ma in nessun caso, non solo con doTERRA, nessun altro olio, il cipresso proprio non si ingerisce, però lo possiamo usare topicamente, vuol dire sempre ben diluito sulla pelle, infatti serve moltissimo per la circolazione, a lasciare andare, anche quando ci sono molti liquidi, anche quando sudiamo tanto, anche quando dobbiamo lasciarli andare, diversi di questi limiti liquidi. Cipresso, pensate, a me piace molto questa immagine, so che a molti non piace, quando in certi cimiteri, soprattutto a Lugano, cioè quello di Gentilino, una sfilza di cipressi davanti al cimitero. Cosa sta a significare? Lasciare andare, proprio accettare e lasciare andare, e le tensioni sono proprio non lasciare andare. Ecco, mi fermo già solo qui con il cipresso, il resto poi ognuno lo fa da sé. Poi abbiamo la cannella, che adesso non ho qui, la cannella forse qui, è piccolina ed è parte anche della miscela On Guard, perché è assolutamente un antivirale e
è anche un olio molto afrodisiaco, questo piace sempre tanto, infatti è un olio che aiuta anche a equilibrare tutto quello che è, diciamo, il nostro approccio anche verso il sesso, verso come dire, la sensualità, ma non solo, è proprio un antivirale ed essendo una parte molto importante anche del nostro hongar ci aiuta con il sistema immunitario, ma anche tutto quello che sono i virus, i patogeni e quant'altro. Si può bere, perciò si può mettere direttamente nelle capsule vuote che noi abbiamo sempre, che io amo, chi mi conosce lo sa, amo prendere tantissimo perché mi creo io le mie miscele, apro le capsule e metto dentro i nostri oli. In genere queste capsule non le trovate molto in giro, prendo terra, le abbiamo tranquillamente. La cannella è un olio caldo, li chiamiamo, un olio che crea proprio anche il riscaldamento nel corpo. Se ad esempio questo signore nella neve avesse avuto la cannella con sé, o l'origano, o oli di questo tipo, avrebbe potuto continuare a riscaldarsi, magari chissà, avrebbe potuto evitare di perdere il dita dei piedi, o comunque aiuta proprio a riscaldare in questo senso, perciò messi sul corpo vanno diluiti molto bene, di solito in un cucchiaio da minestra, che sono più o meno 5 millilitri, a volte possono essere sufficienti una o due gocce, proprio molto diluito. Poi abbiamo legno di sandalo, in questo caso io ho il sandalo indiano perché c'è sia hawaiano che indiano. Sandalo è un antico olio molto spirituale, lo sappiamo, no? Pensiamo al sandalo, io penso, quando pensavo al legno pensavo sempre al sandalo, un legno molto spirituale, molto religioso, sempre usato nei riti, nei rituali, pertanto molto utile da usare per rilassamento, per i massaggi, può essere anche ingerito, però va bene anche contro le depressioni, l'Alzheimer, proprio contro l'usura anche, no? E il ripristino della cartilagine, ieri sera mi dicevano appunto che questo signore che adesso dovrei incontrare martedì proprio ha perso tutta la cartilagine nel ginocchio, ovviamente è anche molto in sovrappeso, questo fa tanto. Però anche nel Tai Chi, quando noi facciamo girare l'energia, riportiamo l'energia anche nelle nostre giunture e la cartilagine con un certo tipo di esercizi può ritornare a ristabilirsi. Qualcuno dirà impossibile, provare per credere. Io non dico mai cose che non sostengo e che non ho già provato su di me. Poi abbiamo il timo, che è l'olio del perdono. Il timo è un olio anche questo, molto forte, molto potente, va incalibrato, io me lo sono messa sotto la lingua, non ve lo faccio oggi, ci ho messo un po' però per digerirlo, ci aiuta sicuramente a lasciare andare, ma è un anti ottimo per il sistema immunitario, infatti c'è un medico che io ho condiviso spesso il suo video dove hanno fatto una prova in Italia, hanno messo timo e limone contro i virus in uno stabile che non ricordo dove fosse, questo negli anni 90, hanno avuto ottimi risultati, è diminuita diciamo, il volume batteriologico del 80%, ma poi è rimasto tutto lì, nessuno se ne è voluto fare niente, come mai non si sa, infatti anche lui sta aspettando ancora. Allora il timo, proprio l'altra sera anche una mia cliente l'ha messo su una vescica che infetta, che continuava ad andare via, e dice che effettivamente è diminuito, può essere irritante per la pelle, pertanto come dicevo ben diluito. Ci aiuta anche questo a tirar fuori un po' quelle cose, come il perdono, quelle cose antiche che dobbiamo anche un po' tirar fuori. Aiuta anche molto contro l'invecchiamento del cervello, come abbiamo detto, i malanni stagionali, gli affaticamenti e le infezioni. Aiuta proprio anche a purificare il sangue. Da usare questi oli forti sempre con molta cautela in gravidanza. E con i bebè è tutto un altro discorso che vi prego lì proprio di contattare il consulente o di guardarvi i video sui bambini, sui bebè, perché devono essere altissimamente diluiti ed alcuni non li usiamo. La lavanda ad esempio è uno di quelli che possiamo usare tranquillamente anche sui bebè, però anche in questo caso sempre ben diluite. Per ben diluiti, per un bebè può essere sufficiente una goccia di olio in una bottiglietta così. Sì, sì, assolutamente, una o due gocce, poi tutto il resto olio vettore. Olio vettore è un olio, se non ho preso, è un olio qualsiasi, potete usare mandorle, jojoba, non usate l'olio d'oliva se non quando mettete nelle capsule, allora sì. Noi abbiamo l'olio di cocco frazionato che è analergico e funziona benissimo. Tra l'altro ho scoperto poco fa che jojoba non è un olio prettamente, piuttosto una cera liquida, fighissima, infatti va bene tantissimo anche
il jojoba. La lavanda è un olio altamente sedativo, lenitivo, io lo uso tantissimo sulle mie ferite, ma veramente tanto. Poi c'è chi dice, vabbè, io uso solo la lavanda, oppure io uso solo il tea tree. Va bene, però per certe cose, per certe emergenze. Poi ci sono altri oli che vanno usati per altre cose. La lavanda ci calma, la lavanda ci aiuta a lenire, ci aiuta anche contro le punture delle zanzare. Se facciamo degli impacchi caldi può essere molto utile anche per la pelle, molto utile anche contro gli arrossamenti, contro le scottature del sole, però stimola anche il flusso sanguigno in questo caso, soprattutto nella zona pelvica e dell'utero, che può essere molto utile in certi casi. È un ipotensivo, perciò infatti si usa anche molto sul petto, io lo consiglio sempre tantissimo con la rosa e l'ylang ylang da distribuire proprio come un profumo. Si possono usare già dei roll-on, si possono fare dei roll-on, lo mettete direttamente come un profumo sui polsi, sul collo, lo mettete sul petto, sotto la pianta dei piedi, a volte anche nel gomito può essere utile, questa parte qui dove ci sono gli afflussi, diciamo, di sangue, dove può essere più utile, oppure dietro le ginocchia, sono dei punti proprio. Quando li mettete sotto i piedi, pensate al punto della riflessologia plantare, ok? Un timo che può essere utile anche per il fegato, magari la metto proprio nella parte non interna, bensì esterna del piede, fuori, che è la parte, insomma, corrispondente al fegato. La lavanda può essere ottima anche per il diabete, per il mal di orecchio, un diuretico, un digestivo, gli eczemi, io l'ho usato molto durante la dermatite. Molto non vuol dire tanto, vuol dire spesso, nel senso ogni tanto una goccettina quando c'era, mi grattavo, pertanto creavo delle ferite, ci mettevo la lavanda o l'elicrisio o la melaleuca. La nostra lavanda, in questo caso quella di doTERRA, può essere anche bevuta. Questa è bevuta, infatti io quando mi devo rilassare ogni tanto e non potevo prendere Serenity ai tempi, mettevo la lavanda nelle capsule vuote e la prendevo quando proprio ero nei momenti in cui stavo abbastanza male. Poi abbiamo l'ylang ylang, che è l'olio del bambino interiore, è un olio buonissimo, che ha un sapore buonissimo, saliva, a volte può non piacere, a me è capitato che a delle persone magari non è piaciuto molto, faccio fatica, però è così. E poi invece con il tempo, a furia di usarlo e di imparare a conoscerlo, lo apprezzano. È un olio che viene nel nostro caso dal Madagascar, un olio che esiste molto nei paesi asiatici, soprattutto anche in Indonesia. Ad esempio in Indonesia, a Java, viene sparso molto sui letti durante i matrimoni perché è afrodisiaco. E questo piace sempre tanto, perciò è un olio che calma, che aiuta molto contro tachicardia, aritmia, palpitazioni, ipertensione. Andiamo poi nello specifico ancora a vederlo. E Serenity, che vi facevo vedere prima, che è per eccellenza una miscela calmante, una miscela riposante, che aiuta anche a dormire meglio. Nel frattempo adesso abbiamo anche un'altra miscela molto importante, che è l'Adaptive, una miscela anti-stress per eccellenza. C'è qualcuno che si sta divertendo di domenica, passa con un piccolo motoscafo. Serenity in questo caso non si può bere, però abbiamo delle capsule già pronte che possono invece essere inserite. Come dicevo, potete metterla sul petto, sui polsi. Potete anche miscelarle tra di loro. Ogni tanto qualcuno mi dice, ma si possono miscelare tra di loro? Sì, si possono miscelare tra di loro sempre. Poi abbiamo il complesso, in questo caso ho voluto mettere anche degli integratori, il complesso Alfa CRS+, che io amo particolarmente, che è il complesso per la vitalità cellulare, che fa parte anche del nostro pacchetto Long Life Vitality Pack, dove ci sono anche l'omega 3 vegan e le vitamine e minerali. L'alfa CRS alfa più viene anche ad esempio dato durante Lugano, è già stato dato anche in caso di tumori, soprattutto per la cura post operatoria. Questo complesso contiene al suo interno, ve li devo leggere perché sono tanti, sono ovviamente dei composti fitoterapici, posveglia serrata che conosciamo essere l'incenso, la radice della scutelleria, cos'è? Non lo so, il cardio mariano, l'ananas, le
foglie di tè verde, il melograno, perciò tutti antiossidanti, radice di curcuma, antinfiammatoria, foglie di ginkgo, bigoa, danno energia, semi di uva, lasciano andare, sesamo, corteccia di pino e tante altre, e il coenzima Q10 viene spesso dato anche proprio per questo. E più dentro c'è anche una miscela per il mal di stomaco, sempre a livello fitoterapico, ok? Molto molto consigliato per mantenere una buona funzionalità dell'apparato cardiovascolare, e poi ovviamente il complesso delle vitamine. Questo è masticabile, perciò adatto anche ai bambini sopra i 6 anni generalmente, e tutti coloro che ne sentono bisogno. Io ad esempio lo do a mia mamma sempre di base, lei prende tutti questi sempre di base, e qui dentro abbiamo le vitamine A, C, D3 e B1, B2, B5, B1, B2, B3, B5, B6 e B7, B12. Inoltre acido folico, ferro, calcio, iodio, magnesio, zinco e quant'altro. Perciò è pieno pieno pieno, poi anche ci sono verdure e frutta. Allora, adesso queste sono un po' le cose di base che consigliamo per tenere questo apparato sano, ma in particolare andiamo a vedere per il cuore. Ho detto prima come diluirli, 1-2 gocce in un cucchiaio di olio frazionato, con un roll-on di questo tipo, e voi ve lo spargete. Potete mettere più olio insieme, ok? Le zone interessate sotto la pianta dei piedi, le zone interessate nel vostro corpo, se è cuore, se sono vene varicose, dipende, andate direttamente, sempre anche in diffusione, collo, non dimentichiamoci, e polsi, e queste sono le parti principali. Il cuore pompa generalmente 5 litri di sangue, ed è un po' l'organo più decantato, chiamo io, del corpo umano. Parliamo sempre di cuore, no? Cuore, cuore, cuore. Spesso le persone si rendono conto solo del cuore fisico, ma noi non abbiamo solo un cuore fisico, abbiamo anche un cuore spirituale. E si fa fatica a concepire la differenza tra la mente e la mente del cuore, cioè come pensare con il cuore e come pensare con la mente. Mi ricordo sempre questo film con la Virna Lisi, ma c'era il libro Va dove ti porta il cuore, che vuol dire proprio ascoltati, che non è l'istinto ma è l'intuito. Allora, il cuore è vero anche un muscolo, oltre a quello spirituale, ed è forse di base anche quello più importante. Tenere sano un buon cuore è molto molto importante, che vuol dire anche fare movimento, respirare profondamente, perché il cuore poi viene massaggiato nel polmone sinistro, che viene, in fondo il cuore viene spitato nel polmone sinistro, e massaggiando bene e inalando bene, massaggiamo anche con l'inalazione e l'espirazione, noi massaggiamo tutti i muscoli, anche quello del cuore. I nostri organi sono dei tessuti, sono morbidi, solo il cuore è così duro, gli altri sono morbidi, hanno bisogno comunque di essere massaggiati. Gli oli del cuore sono ylang ylang, maggiorana, geranio, io adoro il geranio, cipresso, balance, zenzero, lavanda, rosmarino e serenity. Sono per lo più oli che aiutano a calmare, però anche a disinfiammare, anche a far scorrere, anche a eliminare depositi che ci possono essere nel sangue. L'angina, io non capivo mai cos'era l'angina, pensavo sempre avesse a che fare con la gola, invece l'angina è quella sensazione che abbiamo, che io conosco molto bene dal passato, di dolore al petto, che spesso pensiamo subito sia un infarto, ma non lo è, quando siamo molto tesi e abbiamo questo afflusso di sangue che non arriva bene e siamo in tensione, e ci può far male tutto, ma davvero, infatti di solito si tende a fare questo, ok? Facciamo proprio fatica ad aprirci quando siamo in questa situazione. Gli oli che ci possono aiutare sono soprattutto lo zenzero, un ottimo antinfiammatorio, e il wild orange, perché ci può aiutare, l'olio dell'abbondanza, ci può aiutare anche contro le false angine. Quando pensiamo che ci sia effettivamente, perché pensiamo subito all'infarto, invece a volte sono delle tensioni anche date dal cervello. Però per questo bisogna sempre prima magari consultare il medico, se non si hanno già esperienze di diverso tipo. Poi più voi fate prevenzione, più vi imparate a conoscervi, più questi problemi non arrivano più. Questo è il bello, perché poi non arrivano più, ma ci vuole del tempo. L'aritmia è quando andiamo forse anche in iperventilazione, quando sentiamo il cuore che continua a battere in modo molto anomalo, perciò
ho tachicardia, palpitazioni, giramenti di testa, ci possono essere tante cose. Parlo per esperienza. In genere dato dallo stress, dall'ansia, dalla paura, da quello che la vita ci sta portando in questo momento e tanto altro. Allora, ovviamente va di sé che gli oli calmanti sono i primi ad aiutarci. Poi possiamo andare a vedere se ci sono cose più gravi, però prima dobbiamo calmarci, ok? Anche perché se andiamo dal medico in preda all'ansia, lui non è che dice: "Ah, vabbè, adesso cosa ti do?" Non è che ti intuba, no, vuole sapere cosa sta succedendo. Allora, prima ci calmiamo con i Ylang Ylang, lavanda, Serenity, potete applicarli come vi ho detto, potete mettere in diffusione se sapete che questa per voi è una patologia che arriva molto spesso. Ciò dobbiamo calmare, stiamo parlando proprio di anti-ansia, antistress. Allora poi possiamo andare a vedere che cosa può averlo causato. Il pronto soccorso, diciamo, no? La pressione sanguigna. Allora, ovviamente può essere alta o bassa. Io ho sempre avuto bassa, sempre in passato, non più. Però tendenzialmente non sarà mai alta. E quando è alta è sicuramente molto più pericoloso, vuol dire che ancora una volta sono troppo in su. Io provavo la pressione a una signora che ogni tanto ce l'aveva 180, gliela provavo 3 volte di seguito per 2 volte al giorno, poi le parlavo, la calmavo, le facevo respirare gli oli, la terza volta scendeva a 110, e questo è proprio una prova di come la nostra mente può lavorare sul nostro corpo. Allora, in questo caso qui, quando abbiamo spesso la pressione è alta, a parte tutta la questione dieta, alimentazione, corretto stile di vita, Ylang Ylang ancora una volta, maggiorana che abbiamo già parlato, eucalipto perché ci aiuta anche a respirare, lavanda calmante, chiodi di garofano, salvia che è un rilassante anche questo, limone e wintergreen. Da evitare quando c'è la pressione alta il rosmarino perché tendenzialmente aiuta ad alzarla, e la menta. Allora, vi do solo 2 ricette. Una potrebbe essere 10 gocce di Ylang Ylang, 5 di maggiorana, 5 di ricipresso, e lo usate, come abbiamo detto, in 30 ml questa volta, perciò il doppio di questa bottiglietta, ok? E la usate, come abbiamo detto, nei punti riflessi, come un profumo, oppure potete mettere anche 1 o 2 gocce direttamente sotto la lingua o nelle capsule vuote. Se è bassa, abbiamo detto il rosmarino che aiuta ad alzare, magari anche la menta, e anche questa potete diffonderla o ingerirla. Per la circolazione, gli oli in eccezione per la circolazione sono eccezionalmente sempre il cipresso, però anche l'elicrisio, io dico sempre, il timo, la menta, perché poi la menta anche rinfresca, sempre messi, come abbiamo già detto, il wintergreen. È una miscela tonificante. L'aterosclerosi, io dicevo sempre arteriosclerosi, l'aterosclerosi è quando c'è un infessimento dell'arteria, le arterie si infessiscono, diventano meno morbide perché ci sono un accumulo di placche. Se non la alimentazione, qualcuno dirà: "Ma è genetico." L'alimentazione e lo stile di vita, vedrete cosa si può fare con dei bei digiuni anche solo mangiando frutta e verdura in quantità, eliminando tutto quello, ma di questo ho parlato già molto, tutto quello che invece crea colla. E gli oli che possono aiutare tantissimo in questi casi sono limone, lavanda, melissa, ingeriti, aneto e il complesso cellulare di cui abbiamo parlato, rosmarino, che è un vasodilatatore. Però non è che vogliamo allargare solo le arterie, noi le vogliamo proprio anche pulire. Esattamente come abbiamo già detto, come li possiamo utilizzare. Una cosa molto importante è il colesterolo. Si parla tanto di colesterolo e tutti ti dicono: "No, ma il mio genetico non è dall'alimentazione." Mi dispiace. L'alimentazione è importantissima. La genetica è 3%, l'alimentazione è molto di più. L'alimentazione è importante, però cosa ci può aiutare comunque in questo caso? Perché uno può anche cambiare stile di vita, ma ha bisogno comunque di un aiutino. Il colesterolo è importante per noi perché ci aiuta per un buon e corretto funzionamento, però quando è troppo effettivamente sapete bene cosa crea, crea placche nelle nostre arterie e con il rischio che si blocchino. Tanta gente dice: "No, no, guarda, io sto a posto, prendo la pastiglietta e il mio colesterolo è a posto." Scusate, non voglio vivere il resto della mia vita con una pastiglietta che poi mi può dare altri problemi. No, no, ma le pastiglie vanno. Leggere per favore le controindicazioni e poi ne riparliamo.
cosa possiamo fare? Anche perché queste aumentano poi tante altre patologie. Uno o due gocce dell'olio, in questo caso soprattutto la citronella e il lemongrass. Adesso li abbiamo tutti e due, abbiamo sia la citronella che il lemongrass. E li potete mettere direttamente nella capsula. Anche queste possono essere invece messe in un roll-on, ad esempio 5 gocce di citronella e 5 gocce di aneto. Non tutti però hanno l'aneto, l'abbiamo ricevuto in un kit eccezionale. Potete usare l'elicrisia, che aiuta sempre ad eliminare, potete massaggiarlo come abbiamo già detto. Altri oli sono salvia, lavanda e bacca di ginepro. I vasi sanguigni rotti, cosa li rimette insieme, cosa li ripara? Elicrisio e pompelmo, come consigliato potete usare. I capillari, un'altra cosa di cui mi piace parlare, perché ci sono veramente degli studi con doTERRA di persone, consulenti come me, come Katia, le Katie, che hanno veramente avuto ottimi risultati. Sono tutti quei piccoli vasi sanguigni che vedete rotti, che si vedono sulle. Io adesso questa è l'unica fortuna che non ho. E cosa possiamo fare? 10 gocce ciascuno di lavanda, cipresso e geranio. 20 gocce, scusate, poi 10 gocce di limone, elicrisio e lemongrass, e riempite la bottiglia da 10 ml con dell'olio di cocco e lo applicate almeno due volte al giorno direttamente sui vostri capillari. Se sono tanti, cominciate con una parte, vedete se funziona e poi potete usare sulle altre. Il trombo venoso, sappiamo tutti quanto è particolarmente pericoloso. Cosa possiamo fare per eliminarli, per riassorbirli? Perché il nostro corpo è capace di riassorbire tutto. In fondo noi non dobbiamo eliminare quasi niente chirurgicamente, l'avessi saputo in passato. Fatelo riassorbire. Una goccia di cipresso, una goccia di elicrisio, e applicare direttamente sulla zona dove sapete che c'è il tronco. Ricordate, elicrisio è sempre anche una goccia sotto la lingua, è proprio un anticoagulante, ci aiuta proprio ad eliminare i ristagni. Ma anche elicrisio sulla pelle ci aiuta invece a ristagnare il sangue, nel senso a evitare il dissanguamento. Ve lo posso assicurare perché a me capita spesso, io ho le piastrine, non mi ricordo come si dice, dove perdo tanto sangue, e l'elicrisio mi aiuta tantissimo. Le vene varicose le conosco, lo sto aiutando molto mia mamma proprio con questo. Con l'elicrisio, a lei lo do in roll-on, è stata un'altra eccezione che sono riuscita a comprare l'anno scorso in doTERRA, lo mette direttamente, così è già diluito. E mentre se abbiamo la bottiglietta piccolina, lo mettiamo anche direttamente, come sto facendo io sul mio, che non è più un herpes, è qualcos'altro, metto direttamente l'elicrisio. Lo potete mettere direttamente, o meglio ancora, diluito direttamente sulla zona. Sia elicrisio che cipresso. La cosa veramente che funziona anche bene, lo vedremo, sono le emorroidi. L'elicrisio e il cipresso o il geranio. Sulle emorroidi anche questa funziona tantissimo. Le vene varicose, altri oli che possono aiutare sono limone, sempre questi, menta, citrus bliss, geranio, lavanda, rosmarino e bacca di ginepro e wild orange. Le emorroidi l'abbiamo detto, queste miscele di cui vi ho parlato funzionano, io ho avuto clienti che hanno veramente funzionato, poi parlo di me stessa e anche di mia mamma. La flebite, proprio ieri sera qualcuno mi parlava di flebite, è un'infiammazione di una vena superficiale, non in profondità ma in superficie. Io ho sofferto di flebite quando ero in India 7 anni fa, non lo sapevo, nel frattempo avevo anche una ferita infetta, non vi dico cos'è stato, il delirio, mi sono curata solo con omeopatia, non avevo doTERRA, solo con omeopatia e con lo yoga ovviamente, il pranayama. Ovviamente bisogna usare delle calze, io non le avevo, pertanto facevo tanto yoga. Con le calze aiuta tanto, lo vedo anche da mia mamma quando ha avuto un altro tipo di problema, le calze contenitive possono aiutare. Gli oli di supporto, sempre elicrisio, eccezionale, lavanda, cipresso, geranio, compelmo e balance, che è balance, è una miscela equilibrante che si usa anche tanto contro lo stress, stesso modalità. E poi quasi per ultimo i coaguli, abbiamo già parlato di trombi, di eccessi, no? Di ristagni eccetera, i coaguli in fondo sono una forma naturale di difesa del corpo per riparare dei vasi danneggiati. Allora si blocca, si ferma per riparare da qualche altra parte. Il nostro corpo è molto intelligente, proprio per evitare un'eccessiva perdita di sangue all'interno anche del corpo. Però se i trombi o se i coaguli, scusatemi,
restano lì, non va bene. Dobbiamo proprio so che in medicina esistono dei farmaci anticoagulanti e c'era questa signora sempre con i 180 di pressione che io ho curato proprio quelle di crisi e poi hanno voluto in Italia non più continuare, ma si sono affidati alla medicina. Vabbè, lei voleva continuare, però poi è una scelta dei parenti. Purtroppo io con mia mamma uso solo questi. Allora, in questo caso anche consiglio direttamente Elecrisio sotto la lingua innanzitutto e poi o anche nelle capsule, però potete metterlo anche localmente se sentite che da qualche parte si creano più spesso, li potete anche mettere direttamente. Io preferisco metterli direttamente sotto la lingua. E l'ultimo è l'ematoma. Anche qui possiamo dire che l'elicrisi è uno di quelli che io preferisco in generale. L'ematoma è quando c'è una raccolta del sangue, però in questo caso al di fuori dei vasi sanguigni, in genere si vede anche sotto forma di liquidi. E io anche lì uso tantissimo l'elicrisio, però potete usare anche un pannetto fresco e tenerlo su magari per un po' di tempo. Io in genere utilizzo la borsa ghiaccio perché è quella che ho sempre fatto in eccezione. Allora, io mi fermo qui perché vi ho già dato tantissimo. Ognuno di quello che ho detto potrebbe essere rifatto un video e un articolo, perché sono, io mi rendo conto, cose che succedono purtroppo, ahimè, ancora tantissimo e tutti i giorni. Alcuni di questi possono succedere a tutti, un ematoma, una vena varicosa, un'emorroide, voglio dire, sono cose che può capitare. Una tachicardia quando si è un po' tanto stressati, ho fatto anche dei video e anche dei blog proprio. Katia, mi ricordi quello che fai giovedì? Non sono riuscita, ho veramente un internet che fa pena lo sapete, in queste settimane. Scrivimelo subito un attimino. Lei ogni giovedì, vi dicevo, fa una presentazione. Ah sì, mi ha detto il sistema immunitario. Giovedì Katia farà il sistema immunitario. Io domenica prossima penso che farò l'apparato digestivo. Se volete contattarci, per favore fatelo. Se avete già un consulente, contattate il vostro consulente. Se non siete ancora iscritti, sì, sistema immunitario, contattare, fatelo, non per fare un favore a noi, ma per fare un favore a voi stessi, perché questi oli, io li chiamo, noi li chiamiamo i salvavita, perché veramente ci aiutano a vivere un altro tipo di vita, ci aiutano ogni giorno. Io sono una che mi faccio spesso male, soprattutto superficialmente alla pelle. Poi vivo tanto scalza in natura, perciò i taglietti, qualche infezione, spessissimo, e se non li avessi sarebbe veramente dura. Mi sono addirittura riappiccicata l'unghia madre dell'alluce sinistro che invece stavo perdendo completamente, l'avevo persa al 90%, adesso vedo che si è riappiccicata, speriamo di riuscire a salvarla, almeno ci provo. Chi si iscrive a doTERRA, oltre ad avere la nostra consulenza gratuitamente, risposte immediate alle vostre problematiche e insieme troviamo sempre delle soluzioni. Poi se avete bisogno di andare dal medico, nessuno di noi vi impedirà mai di farlo, però noi vi diamo dei consigli appropriati con le nostre esperienze su come poter migliorare il nostro stile di vita. Detto questo, vi auguro una splendida domenica, finalmente è tornato il sole, abbiamo avuto tanto di quell'acqua, il mio camper si è quasi allagato, anche la nostra casa al lago. Buona domenica a tutti e ci vediamo domenica prossima e con Katia vi vedete giovedì. Ciao!